Lo sgamo 2.0, come lo chiamo io, di oggi, come vi avevo annunciato mercoledì scorso, è su questa cosa orribile che si chiama Twitter, che è orribile perché, insomma, diciamoci la verità, la maggior parte di noi italiani non sopporta Twitter, noi siamo esseri da Ma Facebook. perché però? Ce lo spieghi perché? Probabilmente perché non l'abbiamo ancora capito. Invece, siccome mi sono un po' appassionato e sto cercando di capirlo, insomma, il tentativo è quello di cercare di farlo capire insomma, con una visuale piuttosto semplice, perché poi è quello che conta. Perché purtroppo gli smanettoni ti fanno sempre pensare che la cosa sia più complicata di quello che è. Allora, innanzitutto, una cosa che ci tengo a dire è che Twitter non va in contrapposizione a Facebook. Cioè, ci sono quelli che dicono: no, io sto su Twitter, Facebook non mi piace. Ma sono due cose completamente diverse. Mentre Facebook, lo sappiamo tutti, è un social network fatto principalmente, diciamo, come teoria per incontrare i vecchi amici o tenersi in contatto con gli amici che abbiamo, magari anche quelli lontani, ma spesso anche quelli della porta a fianco. Veramente fatto per cazzeggiare, nel senso che uno cosa fa? A parte che leggere le mail che ti mandano o le notifiche che ti arrivano da posta a cui tu hai risposto oppure che hai direttamente scritto tu, per il resto ci si fa un giro sulla home a vedere quello che c'è. E nonostante noi abbiamo 200, 1000, 5000 amici, o vediamo sempre gli stessi, perché abbiamo un rapporto, diciamo, continuativo con alcuni, oppure vediamo cose a caso, dai video di YouTube, a link di tutti i tipi, e quindi ci passiamo un po' il tempo. Twitter invece ha soprattutto un altro obiettivo, cioè quello di farmi seguire i miei interessi e non i miei amici, che sono due cose ben diverse. Se poi nei miei interessi ci sono anche i miei amici, o le belle gnocche, o i film, o lo sport, Attenta a cioè, quello che dici, che c'è sempre la nel senso, bestia. ognuno può avere l'interesse che vuole. Sì. La cosa diversa, insomma, è che su Twitter seguo appunto un interesse. E come? Allora, mettiamo il caso che io voglia seguire Rumore Radio, così su una cosa che abbiamo qua sotto le mani riusciamo a capirci. Da Facebook come faccio a seguire Rumore Radio? Va bene, sono amico magari di un profilo di Rumore Radio, sono all'interno di un gruppo di Rumore Radio, sono fan di una pagina di Rumore Radio. E se Rumore Radio mi comunica qualcosa, io come faccio a saperlo? Ho tre modi. Il primo, quello casuale, cioè che io mi trovi contemporaneamente sulla home quando qualcuno di Rumore Radio scrive qualcosa. Oppure mi arriva una chat del gruppo dove io sono iscritto a Rumore Radio, che mi comunica qualcosa. Comunque è tutto piuttosto casuale, cioè devo avere il browser aperto, devo far parte di un gruppo e quindi magari, tra virgolette, subirmi anche le chat di qualcun altro, perché è un gruppo di 50 persone è una cosa dicendo. Immaginate un gruppo di 5.000 persone che chattano tra di loro. Dopo un po' uno dice: no, mi tolgo. Finché un gruppo, diciamo, è ristretto, è utile. Quando invece è numeroso, diventa complicatissimo. Se io invece seguissi Rumore Radio perché è un mio interesse, ogni volta che Rumore Radio manda un tweet, io lo vedo perché ho una cronologia. Adesso vi faccio vedere, tolgo la mia facciona da qua e se tutto funziona Vedi, vedi Daniele che pure lui se tutto funziona. Cioè, tutto funziona, Ma lui ecco sì, qua, vi però. faccio vedere il Funziona, tweet. funziona, funziona. Funziona bene, questo è il Rumore Radio. Allora, vi faccio vedere dietro. Non so se, ditemi se la grandezza è sufficiente, Ingrandisci anche se leggermente, se puoi. immagino che sia. Ecco. Allora, ingrandisco solo questa parte, così che è la parte più, diciamo, che più interessa. Sì, Allora, così va bene. questo è diciamo, la home page di Twitter. Allora, in Twitter, innanzitutto, una cosa importante: si possono scrivere solamente 140 caratteri. Modello messaggio quasi messaggio, anzi di meno del messaggio del telefono. Esatto, modello SMS. Quindi,
non posso perdermi in troppe cose, non posso scrivere troppo. E diciamo che uno che si iscrive la prima volta e lo guarda, cosa vede? Vede una serie infinita di frasi da due righe, soprattutto in inglese, con delle insomma, una roba inguardabile, perché all'occhio è veramente orrendo. Vero. Se fosse fatto per essere guardato, ma non è fatto per essere guardato. Perché cosa succede? Allora, io scrivo un post. Allora, io il post lo scrivo a chi? Innanzitutto, se non voglio scriverlo a nessuno, per esempio, io scrivo la radio, e se voglio parlare di radio devo menzionare l'argomento, perché questa è la differenza dagli altri. Cioè faccio cancelletto e scrivo la radio, cioè l'argomento di cui sto parlando è la radio. Chiaramente, come dicevo prima, può essere la pasta asciutta, il cavolfiori, qualunque altra cosa. La radio che fa, per esempio, e voglio nominare qualcuno, metto la chiocciola, come si fa per una mail. La radio che fa rumore radio mi piace tantissimo e mando il mio tweet. Ecco, a questo punto, come vedete, il mio messaggio, il primo qua in alto, è fatto di due cose, cioè un soggetto che non so se esiste su Twitter rumore radio, dovrebbe esistere, sì. L'ho visto, sì. Adesso se riesco a tornare indietro, qual è il meno? Questo, boh. Vedi, poi la cosa più sei portatile che hanno quattro tasti e tutti uniti insieme, no? Sì. Dici come il meno, vabbè, torniamo, meno male che torniamo da qui che è viva Chrome, che è più intelligente. Ecco, rumore radio esiste, quindi io ho cliccato rumore radio. Cosa vuol dire? Che tutti quelli che mi seguono, perché io devo essere seguito per farmi vedere da qualcuno, tutti quelli che mi seguono leggono che esiste rumore radio. Infatti qua, come vedete a destra, c'è rumore radio, quindi posso decidere, visto che non la seguivo, di seguire rumore radio. Adesso ogni volta che rumore radio scriverà qualcosa io lo saprò. Ma un'altra cosa ho messo l'argomento, la radio, quindi se io clicco radio si aprono invece tutti i tweet che legati hanno al nominato mondo. La radio. Ho capito. Quindi l'argomento. Quindi se vedete, tra l'altro, tutti i tweet, magari degli ultimi 10 minuti, dell'ultimo quarto d'ora, quindi americani, spagnoli, qualunque cosa sia, che nominano la radio. Come potete ben intuire, più l'argomento è stretto, più trovo persone che hanno i miei stessi interessi. Certo. E dai miei stessi interessi, conoscendo persone che hanno i miei stessi interessi, cosa succede? Che quelli che mi seguono per un motivo, perché se io sono seguito da Daniele Simone di Radio Rumore e per 4 giorni scrivo cavolate, Daniele e Rumore smettono di seguirmi perché non gli interessa. Se invece scrivo qualcosa che gli interessa, continuamente sicuramente mi leggerà, cosa che su Facebook non è detta, forse al 10% ti leggono, invece sicuramente mi leggeranno, e in più potranno conoscere tutti quelli che seguono me o tutti quelli che seguono l'argomento che io sto trattando, che può essere, come diciamo, tutto quello che si vuole. Chiaramente io posso decidere, perché c'è la privacy anche qua, di non essere seguito da tutti, perché qui non c'è richiesta di amicizia, io te la do, tu mi segui e leggi quello che voglio. Posso anche decidere di far leggere quello che voglio, che scrivo, solo a chi voglio. Però, come dico sempre, è inutile non farsi, come si può dire, togliersi da internet se uno vuole scrivere qualcosa su internet. Quindi il consiglio che posso dare qual è? È quello di provarlo. Twitter, cioè cominciate a farvi un account, cominciate a pensare a quali sono i vostri interessi. La musica può essere un cantante particolare. Tra l'altro, una cosa che vi posso dire, se trovate sulla pagina di Facebook, che ne so, David Beckham, 9 volte su 10 vi viene in mente che non è David Beckham. Lui. Vi assicuro che se invece trovate David Beckham su Twitter è assolutamente David Beckham. Perché? Quindi, perché? Perché, il perché, questa è una bella domanda, è perché probabilmente essendo meno, diciamo, grossa fuffa di Facebook, ma più preciso, diciamo che le personalità di tutto il mondo lo usano principalmente le aziende, ma
ma lo usano le aziende come persone vere, quindi cioè, lo usa Steve Jobs della Apple, lo usa, per dire grossi nomi, ma lo usano i grandi calciatori, lo usa Cristiano Ronaldo, molta gente annuncia di cambiare squadra prima su Twitter, che, anche perché su Twitter, se tu mi segui e io dico, non lo so, sto diventando papà, lo sanno tutti. Se io scrivo sto diventando papà su Facebook alle 3 di notte, non lo sa nessuno, te lo scrivo a fare. Vero, quindi anche come serietà, capito? Se io sono un personaggio pubblico, come serietà, se io voglio dire qualcosa, non posso dirlo in un posto, se io non posso uscire dal balcone e fare oh, vado al Real Madrid, no, io devo fare un comunicato ufficiale, cioè sapere che tutti leggono quello che io scrivo. E su Twitter, se tu mi segui, sicuramente leggi quello che è. Chiaramente Twitter, questa è l'ultima cosa, poi non vi annoio più, no, deve essere, credo, a mio parere, associato a un oggetto come questo, cioè deve essere associato a uno, questo lo stava chiedendo adesso Daniele, infatti deve essere associato a uno smartphone. Perché? Perché Twitter, come dicevo, cioè, è una cosa molto istantanea, cioè se io mando un tweet, a chi mi segue arriva, però io devo avere un mezzo che mi comunica come un SMS, che qualcuno ha scritto qualcosa che mi interessa, e quindi dovrebbe, nel senso che è più comodo, cioè se hai Twitter e hai uno smartphone è perfetto, sono tutti quelli che segui, e vedrete che se guardate le pagine dei grossi, cioè quelli che hanno tanti following, quelli che lo seguono, è molto più facile che uno abbia 10.000 persone che lo segue e 5 che segue lui, perché è chiaro che noi non abbiamo 10.000 interessi nella vita, no? Abbiamo quei 5, 10, 15 interessi, quindi possiamo avere 20, 30, 50 cose da seguire, perché non sono, ricordate, non sono solo persone, sono anche cose. Se vi piace YouTube, potete seguire YouTube. Vi assicuro che a YouTube c'è uno che su Twitter scrive: abbiamo pubblicato questo, abbiamo fatto quello. Quindi è una sorta di giornale dei tuoi interessi. Esatto, teniamolo così. Ti piace però, la definizione? Però più personale, come posso dire? Cioè, meno dei tuoi interessi. Meno ufficiale, più ufficioso. Cioè, se tu sei amante di una cosa, sappi che quello che scrive su Twitter è proprio lui, quello che la fa quella cosa. Quindi il cantante del gruppo, cioè per esempio Giuliano De Negramaro, è uno che scrive un sacco di tweet. E quindi puoi seguire... Io per esempio sono diventato appassionato dei Carmin, non so se li conoscete, no. Se non li conoscete andate, scrivete su YouTube Carmin, ma avrete visto il video di questa coppia, un ragazzo e una ragazza, lei con gli occhiali, che fa un rap a 200 all'ora. Comunque, sono un duo americano che fa cover, bravissimi. Io mi sono iscritto al loro Twitter, cioè li seguo, e so quando vanno in studio, quando registrano una cover, dove fanno una diretta, e quindi riesco a seguirli perfettamente come se fossi un fan, nonostante io sia amico nel loro profilo Facebook, fan della loro pagina Facebook, ma da Facebook non vedo assolutamente niente loro. Non rispondono a nessuno. Guarda, mi ha incuriosito talmente tanto che domani sono tutto twitterioso. mi dedicherò a capire veramente se è così, entrare nell'argomento specifico, perché io ho tantissimi interessi, come potrai immaginare, e quindi magari è proprio il modo, a volte, anche se vogliamo, di chiedere o di capire alcune cose, no? Assolutamente, e poi di dimostrare anche l'ultima cosa, la propria professionalità, cioè ecco perché molti lo usano, devo dire, per lavoro, perché se io so fare bene una cosa, anche se ho per esempio 10 persone che mi seguono e scrivo un tweet, e guardate che il dono della sintesi, chi fa radio dovrebbe saperlo, non è facile scrivere un bel pensiero con 140 caratteri. Assolutamente. O comunicare qualcosa. Se io scrivo un bel pensiero e ho 10 che mi seguono, uno di quei 10 può decidere di retweetare il mio tweet, cioè di farlo leggere anche i suoi, e magari quello che mi retweetta ha magari 20.000 persone che lo seguono, e quindi da una piccola idea, tu diventi una piccola persona, esatto, diventa. Allora, l'ultima cosa, tweet, perché si chiama Twitter? Il verbo in inglese to tweet, cioè cinguettare, perché è proprio un cinguettino, cioè tweet, faccio un ecco il motivo appunto dei 140 caratteri, del piccolo pensiero che però deve arrivare, giusto? Esatto.
Nico, sono state parole molto interessanti che sono sicuro che metteremo, almeno io metterò a frutto. Beh, bisogna mettere in pratica, perché Daniele, però non lo so, è se tutto c'è un altro, è tutto un altro mondo, quindi è tutta un'altra impostazione diversa. Bisogna rivedere un po'. Comunque, il nostro Daniele, modo. Io non lo, ci saranno anche quelli che. Però può essere interessante. Quelli che mettono le frasi su pantofole e divani? Per Daniele, sì, guardate, assolutamente. Anche perché, per esempio, tu fai un concerto, voi fate un bel concerto e volete farlo in maniera interattiva, per esempio con delle dediche dal web, allora l'argomento sarà dediche web mio concerto Simone Durante e Daniele, per esempio. Chiaramente chi clicca per poter fare una dedica bisogna mettere quel tipo di tag, e quindi si aprirà una pagina dal tuo smartphone dove leggerai, cliccando concerto Simone Daniele eccetera eccetera, leggerai tutte le dediche che ti hanno mandato, e non saranno perse così nell'etere, ma raggruppate in una lista di un argomento che hai, molto che hai scelto tu. Figo. Comunque, per chi non vuole rompersi troppo le scatole e star su Twitter, basta collegare il Twitter a Facebook, così uno va su Twitter, scrive il proprio tweet e si pubblica direttamente su Facebook, e poi va avanti a cazzeggiare sui commenti su Facebook. C'è da diventare matti, insomma. Va bene, così cominciamo a mischiare programmi anche lì, porca miseriaccia. Va bene. Noi ti ringraziamo, Nico, per la tua professionalità, perché quando ci racconti un argomento lo fai con una veramente con una grande passione e grande profondità, cioè entri molto dentro l'argomento e senza annoiare, questo è importante. No, è veramente interessante, restando sempre seguirti. Interessante. Va bene, siete Nico. Molto gentili, ricordatevi che come 3 anni fa dicevano saremo tutti su Facebook, e molta gente diceva non è vero, sappiate che fra 3 anni saremo tutti su Twitter. Okay. Ci prepariamo. Ci credo al 100%. Va bene, Nico, okay. Noi ti salutiamo. A Ciao. Mercoledì prossimo, se ci sei sempre. Assolutamente. Benissimo. Perfetto. Ok, allora mercoledì.